Primo tempo tra Atletico Micatanto e Abusivi, risultato 2-1 per gli Abusivi. Allora, una partita buona, avete iniziato con un uomo in meno, però state giocando bene, avete preso una traversa, un palo e il risultato poteva essere diverso. Sì, decisamente poteva essere diverso, ma purtroppo dobbiamo dare di più in campo anche in fase difensiva. Oggi siamo un po' in emergenza, essendo tutti attaccanti, però sono fiducioso per il secondo tempo. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Primo tempo tra Atletico Micatanto e Abusivi, siamo con Giulio Ruppo. Allora, un ottimo primo tempo per voi, vantaggio di 2-1, però 3-1, gli avversari, giusto, gli avversari però stanno giocando, stanno e ci sono, hanno preso una traversa, un palo. Giocano bene, stiamo giocando anche noi, dobbiamo continuare così e se continuiamo così penso che il risultato lo possiamo portare a casa, insomma. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Siamo al post partita tra Abusivi e Atletico Micatanto, partita terminata 6-5, davvero molto bella, ricca di gol, tantissime parate, tante giocate. E abbiamo qui il migliore in campo, Salvatore Puca, qui consegniamo la medaglia, il migliore in campo della partita. Allora Salvatore, avete fatto un'ottima partita oggi, avete affrontato comunque una squadra ben messa in campo, hanno iniziato in 5, hanno preso vari pali poi nel primo tempo, il secondo invece si sono un po' invertiti i ruoli, forse loro hanno attaccato un po' di più, voi però siete stati davvero molto bravi a sfruttare tutte le occasioni che avete avuto sotto porta, infatti ricordiamo il gol è stato arrivato nel finale che sembrava destinato a un pareggio questa partita. Come hai visto la prestazione della tua squadra oggi? Allora, devo dire che abbiamo giocato bene, però abbiamo sofferto, perché abbiamo fatto troppi errori difensivi, siamo mangiati troppi gol, sono il primo a dirlo, troppi gol, però questo è il gruppo, dobbiamo sempre vincere, dobbiamo lottare fino alla fine e dobbiamo ottenere il risultato. Ovviamente. È la prima giornata del girone di ritorno, ora avete tempo per fare molti molti punti e piazzarvi in maniera comunque buona in classifica per poter accedere alle fasi finali magari un po' più favoriti. Comunque, per te oggi due gol, ottima prestazione, ma come hai visto un po' ho visto un po' errori difensivi, come hai detto tu, secondo te dove dovete migliorare ancora? Dobbiamo migliorare l'errore difensivi perché noi ci mancava un difensore che era molto bravo, niente da togliere a tutti quanti in difesa perché hanno giocato bene, sicuramente sono fatti il cuore grande, questa è una squadra, farsi tutti quanti il cuore grande, dobbiamo lottare, dobbiamo andare avanti tutti quanti, difendere tutti quanti perché una squadra è così, deve essere unita. E fortunatamente abbiamo portato a casa il risultato, però complimenti anche agli avversari perché hanno giocato bene e ci hanno fatto soffrire. Certo, vuoi dedicare a qualcuno i tuoi due gol e la medaglia di oggi? Alla mia squadra. Va bene, grazie mille Salvatore, in bocca al lupo per il proseguo del torneo, ciao ragazzi.